Salve a tutti, sono Matteo Giuliani, chef del ristorante Touch Florence. Oggi vi presento la nostra tartare di tonno rosso. Gli ingredienti per la tartara sono tonno rosso, ginger fresco, pistacchi di Bronte, semi di sesamo e di lino, salsa di soia, olio extravergine e la nostra alga nori. Prepariamo la nostra piadina con farina, lievito, acqua e olio che andrà sotto la tartara. Appena l'impasto della piadina è pronto, aiutandoci nel mattarello, stendiamo la nostra piadina dandogli una forma rettangolare. Andiamo a cuocere la nostra piadina in una padella antiaderente ben calda, facendoci dei fori con una forchetta. Appena la piadina è pronta, iniziamo la nostra tartare. Per ogni persona consideriamo all'incirca 180-200 g di tonno rosso. Lo tagliamo al coltello, prima a filanger, poi a dadini, così sarà più facile fare la nostra tartare. Insieme al tonno aggiungiamo alcuni pistacchi e li tagliamo insieme, così si incorporeranno meglio al nostro tonno. Il nostro tonno è pronto ed è pronto per essere condito. Lo mettiamo in una ciotola. Condiamo la nostra tartara con olio extravergine, salsa di soia, alcuni semi di sesamo. Siamo pronti per impiattare. Adagiamo la nostra alga nori nel piatto e la nostra piadina. Il tonno condito. I nostri pistacchi, e il nostro ginger fresco, precedentemente sbollentato.